dall'inverno verso la primavera, tutti i capi basici ed essenziali che non mancano mai nel mio guardaroba e che mi permettono di vestirmi bene. Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video. Nel corso della settimana tanti di voi mi hanno detto: Ambra, perché hai abbandonato la rubrica degli oldi vestiti o dei vestiti indossati? Ragazze, semplicemente perché è circa un anno e mezzo che non copro quasi più nulla. All'interno di questo video voglio farvi vedere per categorie quali sono i miei must have, i capi quindi che non mancano mai nel mio guardaroba adatto alla stagione in cui siamo, quindi dall'inverno verso la primavera, i capi che vado a mixare tra loro, quelli che ritengo essenziali per la mia persona e magari anche per voi. Ci tengo a fare una premessa molto molto carina: le cose che vedrete all'interno di questo video non sono nuove, alcune hanno davvero tanti tanti anni e questo penso sia un pregio fortissimo, perché significa che sono capi che non si sono rovinati, quindi di buona qualità nonostante non costino tantissimo, sono degli evergreen, quindi dei capi che non passano mai di moda, sono così basici, ben mirati ed essenziali che posso tranquillamente portarli con me da una stagione all'altra senza stufare me stessa o chi mi guarda. Parto con le giacche, e un capo intramontabile che penso non debba mai mancare nel guardaroba di nessuno è il trench di mezza stagione. In questo caso ne vedete uno molto molto economico, il trench, conosciuto anche come impermeabile, ha un quel non so che di detective inglese degli anni 20 che mi intriga sempre moltissimo. È un capo più versatile di quanto si pensi, secondo me, perché sta benissimo con un paio di stivali alti, ma anche con una décolleté per un look e un outfit più elegante, ma sta benissimo anche su una sneaker per un look molto più informale. Ho sempre visto il trench come un abito sinonimo di casuale eleganza, un capo che può proteggere dal freddo, dall'umidità, perfetto per la primavera, e sotto potete mettere anche un bel maglione pesante. Altro capo che non manca mai nel mio armadio appena si affaccia la primavera è la giacca in pelle. Questo è un capo che utilizzo anche in estate per le serate un pochino più fredde. In questo caso il modello che vi mostro mi veste particolarmente bene, leggermente avvitato in vita, comodissimo. La pelle è ecologica ma di ottima qualità, il brand è Van Dutch e questa giacchetta deve avere circa già 3 anni, usata, strausata, ha questi inserti in tessuto che me la fanno rendere ancora più piacevole all'indosso. È un capo che io mixo sia con outfit più strong per la sera, ma anche outfit basici per il giorno con una sneaker su un paio di jeans. Un altro capo che in questa stagione non manca mai è il giacchetto di jeans. Questo è di Stradivarius, molto molto economico, anch'esso non è un nuovo acquisto, è super avvitato, tiene molto caldo. Amo indossarlo di giorno con una sneaker, uno stivaletto, amo abbinarlo con una tuta larga al di sotto, con un paio di jeans, ma anche con un pantalone nero un po' più elegante, con un leggings. Sotto al giacchetto di jeans, in base alla temperatura che fa, vado a mettermi distintamente un maglione, anche trama più grossa che tenga più caldo, una felpina o una maglietta più leggera. Altro pezzo d'abbigliamento che non manca mai nel mio armadio sono i blazer. Devo ammettere che non mi stanno benissimo, non so per quale motivo, dato che non ho più il seno prosperoso e giunonico di qualche anno fa. Non so se anche a voi capita di guardarvi un giorno allo specchio e dire: dove diavolo sono finite le mie tette? 2 anni fa le avevo. Ecco, a me è successa questa cosa. Prima ero molto più prosperosa, non che ora sia una tavola da surf, ci siamo intese, però prima ero molto più prosperosa e mi sentivo ingolfata con i blazer. Ora sono un capo che indosso con maggior piacere, anche questo economico, Stradivarius. Non amo spendere molto nell'abbigliamento e non amo nemmeno tanto, così tanto, fare shopping in realtà. Anche il blazer, uno di quei capi jolly, potete utilizzarlo e giostrarvelo per un outfit un po' più formale, ma è carinissimo anche con un jeans, un mom jeans, una magliettina a maniche corte e una sneakers, perché no? Uno di quei capi jolly che unisce l'utile al dilettevole, va bene in ogni circostanza. Parliamo invece di pantaloni. Oltre ai vari leggings o ai pantaloni un po' più sportivi, dato anche il periodo e al fatto che la nostra vita sociale non è così pronunciata come 2 anni fa, non so se voi siete state invitate a delle festone di gara ultimamente, noi qua dalla zona arancione no. Insomma, un capo sempre basico che non manca mai mai nel mio guardaroba sono i pantaloni di jeans. Io prediligo i modelli stretti che, non essendo alta come una trave, sono poco più di 1,60 m, penso mi donino meglio, mi aiutino a slanciare ancora di più la figura. I mom jeans mi piacciono tremendamente, ma mi infagottano, ragazzi, non potete capire quanto mi infagottino i mom jeans. Tra i miei preferiti ci sono dei modelli di pantalone in jeans nero un po' più spessi, questi sono di Pinky e hanno una roba come almeno 5 o 6 anni li hanno tutti. Questo lavaggio del nero che li rende un po' anticati mi piace ancora di più. I jeans nero è anche quell'alternativa che io sostituisco al pantalone
pantalone nero elegante con cui non ho un buon rapporto. Mancano sempre anche i pantaloni, sempre a sigaretta in questo caso, di un colore un pochino più chiaro o primaverile. Questo è un pantalone che utilizzo anche in estate perché è abbastanza leggero, segue benissimo le linee del corpo, mi piace abbinarlo indistintamente a un outfit più casual o uno un po' più elegante. L'altro capo che non manca mai e che penso che ognuno debba avere nel proprio armadio sono i jeans. I classici jeans del lavaggio che preferite, in questo caso ne sto indossando un paio blu scuro, molto aderenti, questa è una variante un po' più chiara. Devo fare un po' di rifornimento di jeans perché devo ammettere che se non li compri dopo un po' si sgualciscono e si rovinano e li devi buttare via. Quindi queste sono le tre tipologie di pantalone che non mancano mai per me in questa stagione. È uno dei capi che utilizzo un po' meno rispetto agli altri, ma non manca mai una camicia nel mio guardaroba. In questo caso abbiamo l'emblema delle camicie, la camicia bianca. Ho diverse camicie in diverse varianti, azzurra, nera, mi piace molto. Comunque la camicia bianca rimane quel must have che non dovrebbe mai mancare nell'armadio di nessuno. È sempre sinonimo di purezza, raffinata, eleganza, ricercatezza senza sforzo. Annodata in vita su un jeans oppure abbinata a un tailleur, a un completo un po' più elegante. Sempre quel capo sinonimo di intramontabile eleganza. Soprattutto in questa stagione dove non fa caldo, non fa freddo, non si sa che tempo fa, non manca mai nemmeno armadio un cardigan. Ne ho diversi, in questo caso ne abbiamo uno nero lungo con taschine, questo è già un cardigan in filo, fa un po' meno caldo rispetto a quelli in lana che ho lasciato di là. Anche per quanto riguarda il cardigan ritengo sia un capo mai senza, li utilizzo indistintamente un po' tutto l'anno, d'estate li porto con me in una borsa tutti arrotolati e quando nelle serate estive magari inizia a far freddo amo arrotolarli a mo' di pashmina intorno al mio collo. Il segreto di stile vi ho appena dato, le fashion blogger, quelle serie si staranno appena suicidando. Ovviamente un capo che non manca mai nel mio guardaroba è la maglietta a manica lunga o corta basica, come quella che sto indossando oggi, che ad esempio ha lo scollo a barca, oppure a manica corta in un tessuto un pochino più caldo, questa è di Zara ed è una sorta di mistolana. Questa l'abbino di solito con un cardigan. Le mie preferite rimangono le magliette nere o bianche, in questo caso abbiamo questa sempre di Zara con un colletto un po' più alto per la cervicale perché ne soffro e va sempre bene, c'ho una certa, ragazze, perdonatemi. Queste sono magliette che non mancano mai nel mio armadio. Ho un outfit molto molto basico, con capi semplici pensati per durare negli anni, anche se non ci spendo molto, ed essere interscambiati, abbinati tra loro con il minimo sforzo. Per questo prediligo colori basici, neutri, sia perché mi ci vedo meglio, sia perché i colori tenui sono quelli che ritengo più eleganti da un lato, più facilmente abbinabili e interscambiabili tra loro. Ovviamente, visto che nonostante le mie aspettative non abito a Palm Beach, abito in Alta Toscana, qua da noi fa freddino la mattina o la sera, questa stagione di mezzo nel mio armadio non manca mai un maglioncione. Io amo i maglioni in lana rossa spessa, anch'essi amo abbinarli con magari una borsetta un po' più elegante a tracolla, un jeans, un leggings, uno stivaletto basso, una sneakers, insomma non manca mai un maglioncione pesante. Tra l'altro vado a fare con i maglioni di questo tipo in questa stagione quello che è considerato da sempre un errore per i fashion blogger, ovvero andare a mettere un tessuto più spesso e ingombrante sotto e uno, che ad esempio può essere la giacca di jeans o in pelle, più fine sopra. Questa è una di quelle regole della moda che vanno evitate in realtà, perché effettivamente va a infagottare la figura. Se qualcuno ha fatto una regola ci vorrà un qualcun altro, io in questo caso, che la infrange. Uno degli ultimissimi capi che non manca mai nel mio guardaroba un po' tutto l'anno, ma soprattutto in queste stagioni di mezzo, sono i vestitini. Sotto al ginocchio li prediligo, abbastanza collati perché vi ripeto c'ho una certa, insomma amo i vestitini. In questo caso vi ho preso questo di un bel color cammello, anche loro vado ad abbinarli con una sneakers, un tronchetto, quindi uno stivaletto, una borsa a tracolla, un trench, la giacchetta di jeans o quella di pelle. Insomma tutti i capi che vedete all'interno di questo video sono perfetti come colori e come modelli per essere interscambiati fra loro. Non mancano mai vestitini di questo tipo, di tessuti più spessi, meno spessi, di colori diversi, che poi sono sempre i soliti: nero, panda, beige, beigicchio, marrone, cammello, caramello e quant'altro. Accessori! Allora, parto con le scarpe. Non manca mai nel mio armadio una sneakers. Queste, le All Stars, sono tra i miei modelli preferiti. Queste che tengo in mano sono dei veri e propri reperti bellici. Adoro tutto di loro, il colore, la forma, e da quando ho scoperto che esistono anche le suolette, perché come me a una certa soffre di mal di schiena,
Sono tra le mie scarpe preferite. Le abbino anche a vestiti un po' più elegantini come quello che vi ho mostrato prima. So che esistono un sacco di scarpe sportive di ultra tendenza, ma queste rimangono tra le mie preferite in assoluto. L'altro modello di scarpa che non manca mai nel mio guardaroba per questa stagione sono i tronchetti, gli stivaletti con un po' di tacco. Amo sia modelli come questi, sono sicuramente molto comodo, ha un po' più di tacco. Questo è molto più fine, mi piace moltissimo utilizzarlo in questa stagione, abbinarlo al trench che vi ho mostrato prima e a una borsetta a tracolla. E a proposito di borse, due must have per me sono una borsa grande con cui andare a fare le faccende, le commissioni. Io ho questa Louis Vuitton che ho acquistato, una roba come, non lo ricordo, ma andiamo indietro di tanti tanti anni. Sapete che io compro pochissime borse, me le faccio durare tipo 8 secoli. Questa la trovo molto comoda perché è spaziosa, larga, e la cosa ganza di questa borsa è che non nasce per essere messa a tracolla, ma se come me non siete proprio estese come persone e non avete un maglione, voi potete tranquillamente portarla così. La cosa che ho sempre contestato a questo modello di borsa è che, ragazzi, se abitate in città, è una borsa a saccheggio. Non che io abiti in mezzo alla criminalità, tutt'altro, però insomma, portata a tracolla diventa anche molto molto sicura in città. Al di là del brand, questo modello di borsa mi piace tantissimo, la trovo capiente, comoda e super super versatile. Ultimo, l'ultimo mai senza del mio armadio è una borsetta possibilmente nera a tracolla, un po' più piccolina, quindi che possa essere utilizzata anche per la sera o su un outfit più elegante. Per l'occasione vi ho tirato fuori questa, che trovo molto comoda perché dentro ci sta tutto il necessario, è ben bilanciata la mia figura perché sapete cosa penso delle borse troppo grandi su una persona non troppo alta. Al di là del logo, non logo, che poi ci interessa sempre assai poco, una borsetta nera a tracolla che ha buon mercato perché ne esistono di molto 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 graziose, anche economiche, è quell'accessorio che non manca mai nel mio armadio. Amo indossarle sia da giorno che per la sera. Amo le tracolle mignon perché sono un tocco subito elegante, raffinato, vi lasciano le mani libere, danno subito quel tocco arioso e subito sa di persona pratica, libera, che la borsa se la butta dietro, ce l'ha appoggiata in spalla e può chiacchierare e gesticolare. Ebbene ragazzi, io spero con questo video di avervi dato un po' di ispirazione, sono tutti capi molto semplici, quindi magari prendetela un pochino più come un video di confronto, di compagnia. Scrivetemi qua sotto se avete gradito questo video e se ne volete altri, magari suggeritemi anche il tema e sarò super super lieta di accontentarvi. Grazie per questo momento di compagnia, questa giornata di sole stupenda, vi auguro tutto il meglio, come al solito non scordate di starmi bene.